Siamo qui al Sacro Monte di Varallo, che è nata proprio con l'intenzione di far conoscere ai fedeli che non potevano andare fino in Palestina la storia della vita di Cristo. Ci troviamo davvero in un posto speciale qui a Varallo, alla Casa del Pellegrino, un posto storico che attira gente da tutto il mondo. Varallo, davvero una perla della Valsesia, e su questo posto storico vorrei che ci dicesse la signora Elisabetta alcune cose. Ecco, è nata dall'idea di Bernardino Caimi alla fine del 1400 e su questo luogo. Sì, allora, praticamente il Sacro Monte di Varallo nasce dall'idea di Bernardino Caimi e siamo nel 1491, dove si parte con una piccola chiesa, il Santo Sepolcro e alcune cappelle. Così rimane per tanti anni. Non sto a raccontarvi la storia lunga della chiesa, il miracolo, quindi la costruzione della basilica. Va bene, torniamo alla Casa del Pellegrino. La Casa del Pellegrino nasce nel 1778 sulle macerie della prima chiesa del Sacro Monte. Dopo parecchi anni, nel 1968, viene deciso di ristrutturarla, ampliarla, e nel fare i lavori di ampliamento rimane inglobata nella casa questa, che è una delle prime cappelle del Sacro Monte, 1491. E questo gioiello adesso è una delle sale della nostra casa. Sono arrivati i piatti, siamo qui all'albergo Il Pellegrino a Varallo e volevo chiedere proprio a Elisabetta, che è il gestore di questo meraviglioso albergo che risale al 1400, di descriverci un pochettino i piatti. Io so che è una polenta concia e qui ci sono i gnocchi di patate. I nostri piatti sono i piatti caratteristici della casa: le chicche di patate con la fonduta di beola e la polenta concia. La beola è un formaggio molto morbido, di pasta morbida, che si presta in cucina anche per fare questi piatti. E quindi viene fuso, viene fatta la fonduta e vengono condite le chicche di patate. Per quanto riguarda la polenta, invece, la nostra polenta è una polenta fatta con un mix di farine. La si può mangiare solo qua, e la polenta concia è fatta esclusivamente polenta e beola, quindi è un piatto saporito ma leggero. Parliamo di Gattinara, parliamo di un vino tipico, quindi DOC G, d'origine controllata e garantita, della provincia di Vercelli. È un vino che nasce da un'uva che è l'uva d'eccellenza piemontese, che è il Nebbiolo. Dal Nebbiolo nasce anche il Barolo. Il Barolo è un vino che invecchia per almeno 5 anni in botte. Il Gattinara è un vino che, partendo sempre dal Nebbiolo, ha una produzione che viene consigliata almeno da 2 a 3 anni in botte. Le caratteristiche del Gattinara sono estremamente particolari. È un vino che piace moltissimo soprattutto con piatti impegnativi, quali possono essere le carni, il brasato alla piemontese, cacciagione. È un vino che nella zona piace moltissimo anche ai turisti. Cicci, alla salute. Alla vostra.